In diretta. Assetto, allora, sì, no, devo un attimo invertire. Perfetto. Ciao a tutti. Siamo sul pullman della provincia di Cosenza, che è stato di Premier. Dopo una grande giornata trascorsa qui a Roma, Piazza del Popolo, dove abbiamo dimostrato di essere in tanti e la fiducia che abbiamo voluto portare a questo governo e al nostro leader, al nostro capo, al nostro capitano Matteo Salvini, appunto, ne siamo proprio felici. Dopo tanti chilometri consumati stiamo ritornando ognuno nella propria dimora, quindi noi col Pullman, nel Pullman della provincia di Cosenza siamo come dire, in diretta qui per andare appunto in Calabria. Quindi vogliamo commentare un po' di questa grandiosa giornata che abbiamo trascorso qui a Roma. Passo una dichiarazione al mio braccio destro, devo dire con grande onore che oggi ha partecipato con tutta la famiglia, cosa non da poco, Ferruccio Spina. Ferruccio. Buon pomeriggio a tutti, è stata una giornata veramente bellissima, indimenticabile, vedere la Piazza del Popolo piena di gente, sventolare bandiere di noi con Salvini, è stata veramente una cosa bellissima. Alessandro, della Lega, è stata una cosa proprio troppo emozionante. È stato un grande, quindi è stato proprio un grande, una grande emozione Sì, 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 sì. essere qui. E ti ringrazio per aver partecipato Grazie a te Alessandro, all'invito grazie a te di tutti quanti. per questa emozione che ci hai fatto passare questa mattina. Ma devo ringraziare anche te per il grande lavoro che noi svolgiamo sul territorio di Castello dello Jonio, che presto vedrà proprio la nostra partecipazione, come è sempre stata, molto più attiva anche per le comunali che si Come no, svolgeranno come appunto no. nel prossimo, 2019. esatto, nel prossimo anno. Grazie Ferruccio. Grazie a te. Procediamo naturalmente con le dichiarazioni un po' di tutti Un quanti, di tutti parente. quanti. Quindi qui siamo col nostro grande esponente di San Giovanni in Fiore, Nicola Spì. Salve, salve. Che cosa puoi raccontare di questa giornata, Nicola? Ho visto tanta gente, tutto l'entusiasmo del capitano. Speriamo bene, positivamente, speriamo sempre. Siamo Questa è la fiduciosi, cosa. è stato comunque un evento che ha visto forse Sta 50.000 Calabria persone cambiare, la presenti. Calabria sta a cambiare. Una grande Ma meno poco, partecipazione della Calabria, naturalmente. E che appunto, come dire, è Se ti fondamentale. ricordi tempo fa per fare un pullman che ci voleva. E oggi abbiamo realizzato ben Oggi 5, ben ben 5. sei, Sei pullman, sei sei pullman. pullman, Ecco, perdono, sei sei, pullman. ecco. Quindi è un grande risultato. Grazie Nicola. Vi abbraccio. Passiamo invece ad una riflessione del nostro esponente qui anche di Bisignano. Che cosa ci dici, Franco? Allora, io sono stato emozionato perché quella piazza l'ho vissuta nel 1994, però all'epoca c'erano tre movimenti, Forza Italia, Alleanza Nazionale e l'UDC, era una folla in mezzo, ma vedendo questo oggi sono rimaste sbalordite. All'entrata di Matteo mi è venuta una cosa, insomma, un rimorio allo stomaco perché ha visto quella gente e si è reso conto che la gente lo Quindi ama. esattamente, un'ulteriore dimostrazione di grande testimonianza e di vicinanza per l'operato che fa e quindi una grande fiducia anche agli interi esponenti della Lega che oggi Certo, governa. certo, Grazie mille, grazie mille. E questo dimostra comunque anche una tua forte sensibilità a quello che sta accadendo e per quello che stiamo facendo. Quindi una grande forza della Lega. Grazie anche agli esponenti di Bisignano che oggi hanno voluto dare testimonianza appunto qui in questa manifestazione. Grazie. Procediamo quindi anche alle altre testimonianze di quello che comunque ci si esprime. Qui abbiamo il coordinatore di Fraccineto, persona molto dimostrata, come dire, molto emozionata anche la giornata di oggi. Molto emozionato, c'è stata una grande partecipazione. Non ho mai visto Piazza del Popolo così gremita di militanti, tutte persone che ci credevano. Si respirava quest'aria di rinnovamento, quest'aria di futuro. E la cosa più bella è che è emersa in tutta la sua interezza un progetto strutturale di società. Non esistono altre forze in grado di esprimere
nella sua interezza un tale progetto. Quindi Forza Lega. Quindi Forza una Lega davvero forte, una Lega nazionale, una Lega che possa davvero comunque risollevare le sorti del nostro paese, dando piena fiducia all'operato anche dei nostri ministri e dell'intero governo che oggi è l'unica forza in grado di fare questo. Se ce ne sono altre si facciano avanti. Ma... E dico a tutti coloro che appunto che oggi non hanno potuto partecipare, comunque lui è una persona molto valida, il nostro grande Rizzo, per quanto riguarda sul territorio di Frascineto, che a breve appunto si strutturerà sul territorio per comunque militare e, come dire, per organizzarsi sul territorio e essere davvero, come dire, rispondere alle esigenze che Frascineto in questo momento ha necessità di dare risposte. Lui è un grandissimo, come dire, sarà una grandissima novità per Frascineto. Ti ringrazio Luciani, come sempre sei una valida risorsa per tutta l'organizzazione. E ti ringrazio il signore, ringrazio te, gentilissimo da te. Procediamo quindi avanti e diamo spazio anche a coloro che hanno partecipato in maniera di attivisti al movimento. Lei è? Io sono Ugo La Sala, vengo da Rossano. Rossano, un altro militante della partita Rossano. Quali sono state le sue emozioni? Che cosa vuole dire? È stata una bella esperienza, sono rimasto veramente basito per tutto il numero di persone che ha partecipato alla Piazza Gremita. Me l'aspettavo veramente, come sicuramente non aspettavano neanche le forze avversarie. E infatti, possiamo confermare che è stata quindi una piazza proprio gremita di persone che sentivo proprio l'altro ieri alla televisione che dicevano che eravamo quattro gatti in quella piazza. Beh, possiamo dire che forse i telegiornali potranno parlare che eravamo quattro gatti, ma noi che abbiamo vissuto la giornata di oggi potremmo dire che qualcuno suggerisce i telegiornali di Renzi, ma noi diamo comunque una lealtà a chi fa giornalismo per raccontare che oggi comunque eravamo in tanti, davvero in tanti in quella piazza. È un bel messaggio da mandare a Renzi, è tutta la sua commentiva. Perfetto, grazie mille. Procediamo. Naturalmente il viaggio è come dire, è diventato molto molto stancante, perché comunque da ieri che è partito il pullman. Io voglio davvero presentare qui un giovane, proprio giovane, 14enne di Luzzi, che con grande tenacia ha voluto partecipare a questa manifestazione e con la quale devo dire che sarà un. Ne sentiremo parlare negli anni perché comunque è uno che è un ragazzo che oltre a essere in gamba, oltre a contenere anche dei principi morali molto importanti, è uno che ci tiene molto la Lega, condivide il progetto Lega. E qui il nostro caro amico Franco Murano, salve. Qual è stata la tua quali sono le tue impressioni della giornata di oggi, Franco? Sono state tante emozioni, perché comunque vedere Salvini, vedere tanti ministri con cui di solito magari li vediamo in televisione, insomma, è stato importante, hanno detto delle cose significative, per nulla banali. Quindi lo spessore degli interventi è stato sempre alto e mai banale. È stato sempre alto. E l'intervento del nostro leader Matteo Salvini, nonché appunto esponente di questo governo, è stato un intervento, questa volta non è stato un intervento da politico, ma è stato un intervento da cittadino, perché ha parlato appunto degli ultimi eventi di cronaca, ha parlato di tutto ciò che sta succedendo e di come si sta impegnando il governo, non solo appunto nelle promesse, negli incipit, ma anche nei fatti e nelle leggi che sta compiendo questa legislatura. Perfetto, grazie mille. Ragazzi, ricordatevi questo nome, perché comunque è un ragazzo in gamba che ho il piacere di aver condiviso oggi questa splendida giornata. Grazie mille. Qui invece abbiamo anche degli attivisti e abbiamo il piacere di sentire Giuseppe Mondo Paolo della Costa, diciamo, di Reni. Qual è la tua impressione di oggi? Guarda, è stato veramente molto positivo. Il fatto di aver trovato lì sopra e raggiunto un gruppo molto unito e molto coeso. Quindi ringrazio voi per avermi dato la possibilità oggi di essere qua. E poi anche il fatto che là alcuni passaggi molto importanti di Salvini, del suo entourage, non ho mai sentito parlare io, ma ha sempre detto noi. Oggi come se avesse parlato tranquillamente, cioè,
così, penso, era mezzanotte, ecco, come se fosse mezzanotte, ecco, come si dice? Tra la gente. Ecco, tra la gente. Tra la gente e con la gente. Con la gente, come lui fa sempre, come secondo me continuerà a fare. Ha lanciato dei messaggi molto importanti di essere uniti, questo che oggi fa la differenza. E che dire, questo progetto. Quindi diamo sempre validità al progetto Lega, una Lega sempre più nazionale. Sì, io volevo fare un altro, diciamo di un'altra cosa, che mi auguro che ci siano tante altre manifestazioni di queste, che comunque anche, voglio dare un consiglio a chi non c'è stato di partecipare, perché è sempre un'esperienza positiva e c'è sempre da imparare. Grazie mille. Da imparare. Grazie. Quindi possiamo dire che le emozioni vissute oggi davvero nell'esserci sono qualcosa di molto diverso, allora, rispetto tra, a raccontarti. Ecco, il raccontare, il vedere Salvini in televisione e raccontare le cose è totalmente diverso. E vedere, vivere le cose. Quindi, e dire anche che comunque mi giravo ogni tanto, ma quanta gente che c'era. Quindi il progetto di Salvini, che comunque è per il fare, ormai tutti questi carrozzoni, basta. Lo vuole fare, è un giovane, sta in mezzo alla gente, va nei territori, e che è mancato in tutti questi 20 anni, 30 anni di politica, andare, perché una volta che prendevano i voti si chiudevano nei palazzi e finiva la politica. Salvini, possiamo dire che su questo ci ha fatto la sua, ci ha costruito la sua campagna, la sua, diciamo. Diciamo che è quello, che è la sua sensibilità, bravissima, nell'essere davvero vicino. Ho visto che si è composto anche, è stato molto commovente anche lui, che quando ha visto questa gente, forse nemmeno lui si aspettava tutte queste, è rimasto molto, diciamo, effettivamente la piazza ha emozionato tutti. Tutti gli interventi, tutti loro che appunto sono qua, diciamo che i ministri che ha sono ministri veramente di alto spessore. E questo ci fa piacere. E poi, scusami, poi faccio tutto. La cosa bella è che quando hanno parlato i ministri, sia Salvini, era cioè lo capivano tutte le persone che erano là. Cioè, capito? Non è che ha parlato solamente a una nicchia di persone, ma ha parlato a tutti quanti, quindi tutti. Bravo, siamo riusciti tutti a capire il messaggio che lui ci voleva trasmettere. E questa è una cosa importante, sì, perché non è da poco per un leader, non solo sì, per un leader, sì, ma anche facile, per tutti coloro che sono intervenuti, nel dare il messaggio che vogliono fare. Quindi per noi è un valore aggiunto e la fortuna che abbiamo di questa forza politica che rappresentiamo. Poi ringrazio il segretario provinciale, quindi a Spadafora, a te Alessandro, per avermi dato la possibilità oggi di essere qua. È stato un piacere. E la cosa bella è che siamo subito a pelle, c'è stata questa empatia, non avevo dubbi che la Lega così, se andiamo avanti così, secondo me siamo una grande squadra. Perfetto. Grazie. Io spero davvero, davvero che si costruirà sempre un progetto nuovo e sempre, come dire, all'insegna di una risposta e di un ricambio, esattamente, sul territorio, per il territorio. Ok. Qui continuiamo invece con il nostro grande esponente di Aprigliano, che è il nostro Adriano Paresi. Adriano, quali sono le tue impressioni della giornata di oggi? Allora, le impressioni sono queste che vedi qua, guarda. Allora, sulla mia destra c'è questa signora, che è mia moglie. La signora fianco, qui? A fianco c'è mia figlia, e da quest'altra parte c'è mio figlio. Questa è Lega. Perfetto. Cioè famiglia, bravissimo. Unione, questa è una manifestazione, il valore di una volta. Bravissimo. Finalmente c'è stato qualcuno che ha ripigliato queste, non genitore 1 e genitore 2, ma padre e madre. Bravissimo. Famiglia. Quindi è stato una testimonianza di grande effetto anche quello che oggi si è. Certo, come sempre, cioè vederlo da. Prima scambiamo qualche parola, cioè vederlo dal vivo e sentirlo in televisione sono due cose completamente diverse. Cioè c'è quel carisma che solo i grandi riescono a trascinare in questo. Quindi diciamo che l'invito anche rivolto a coloro che per necessità di salute o impegni lavorativi oggi non abbiamo potuto presenziare questo evento, di rinviare. Stare perché comunque noi, cioè, abbiamo iniziato un percorso insieme al nostro capitano e insieme a tutta la squadra della Calabria, e faremo cose periodicamente. Perfetto, grazie mille, grazie mille. Qui invece abbiamo un'altra esponente, nonché neo coordinatrice di Tre Bisacce, la quale appunto è molto, molto attiva sul territorio Lega e su Tre Bisacce. Veronica, chiedo scusa, stavo facendo un
tranquilla, tranquilla. Quindi le tue impressioni sulla giornata di oggi? Beh, intanto era un po' di tempo che non facevo una manifestazione di piazza. Mi ha colpito il fatto di vedere tante famiglie. E questo significa che Salvini è un po' trasversale, nel senso che coinvolge le donne e gli uomini da 70 anni a scendere. Tra di noi pure ci sono i 14 anni, quindi già questo è bellissimo. E poi mi è piaciuto. Cosa non da poco per un partito politico. Sì. Perché a legare alla politica, che diciamo è un po' di, è andata fuori moda, persone, è bellissimo, perché si ritorna a fare politica, si ritorna ad avere quell'amore per fare politica che avevamo perso. E poi, vabbè, di lui che dire, è un grande condottiero, è una persona che sa dire le cose giuste al momento giusto, sa incitare le folle, sa galvanizzarle, sa dargli speranza. Torniamo, penso, sicuramente più carichi, più vogliosi di fare politica anche sul nostro territorio. Devo dire che è stata veramente una bella esperienza. Perfetto, grazie Veronica. Quindi diciamo un incentivo a fare meglio sui propri territori, perché comunque quello che succede nel nostro davvero, come dire, è grande, grande la cosa. Qui abbiamo invece un esponente storico del gruppo Rossano, oggi nonché Rossano Corigliano. Cosa Corigliano Rossano? Mi perdonino quello di Corigliano. Quindi che cosa senti? È sempre emozionante vedere una piazza così gremita di gente. Tutta questa gente viene da ogni parte d'Italia con l'unico slogan che le ha coinvolte prima gli italiani. Il fatto che il Salvini abbia ripetuto più volte tutto l'impegno, quello che tra un po' questi 6 mesi di governo ha toccato molto la gente. Ha toccato la sensibilità di tutti, quindi è vero che si rende sempre più unico nelle sue manifestazioni. Ma poi la realtà, perché quello che lui dice, oltre a prescindere dalla propria appartenenza politica, è quello che la gente vuole, quindi la gente vuole. Sempre avanti così. Perfetto, grazie mille, perché comunque è una cosa molto importante anche valorizzare l'operato di quello che si fa anche da parte dei nostri rappresentanti. Qui invece abbiamo, devo dire, nonché grande amico, prima amico e poi responsabile cittadino di Rossano, e oggi nonché anche responsabile della futura fusione Corigliano-Rossano, nonché abbiamo il piacere di Paolo Maria Lamenza. Quali sono state le tue impressioni? Qual è il tuo assunto della giornata di oggi, Paolo? Ma oggi è stata una data importante, tanto perché si tirano le somme a 6 mesi, 7 mesi dall'operato di governo che comunque continua a far bene. E poi, in un secondo momento, secondo il mio punto di vista, si sono aperte ufficialmente la campagna elettorale per le europee. Infatti durante i vari interventi che si sono susseguiti c'era un unico comune denominatore, che era appunto l'Europa. L'Europa, l'Europa. L'Europa che non va, l'Europa che ci tartassa, l'Europa che non è quella che gli italiani e i popoli europei vogliono, l'Europa vista come futuro di risorse sia per l'Italia sia per il partito. Certo. Ci sono stati interventi importanti, interessanti, che hanno toccato i temi più a fuoco dell'operato del governo a trazione leghista in questa giornata, e tutti avevano un unico comune denominatore, cioè a dire il mondo del lavoro, cioè a dire la scuola, la sicurezza, il mondo del lavoro. 4 tematiche che praticamente hanno affossato l'Italia negli ultimi 25 anni. E oggi ho l'impressione che leader, quindi Salvini, abbia voluto intanto ringraziare
italiani, c'erano tanti sindaci di tutta Italia, c'erano un po' tutti i rappresentanti e le rappresentatività di tutti i comuni d'Italia. Una piazza bellissima che non vedevo da lontano 2000-2002, dai governi Berlusconi a seguire dal governo Fini Berlusconi. Una piazza bellissima, meravigliosa, costituita dal mondo del lavoro, dal mondo della scuola, dal disoccupato, al medico o comunque a tutti quei rappresentanti di sindacali che comunque caratterizzano un po' l'Italia. Oltre a ringraziare tutti, credo che siano stati con la loro presenza tutti i rappresentanti di partito a voler ringraziare lui di quello che sta facendo, certo, per l'Italia e soprattutto per il partito. Il partito che, lo ricordo, è partito dal 4% per arrivare oggi a cifre sbalorditive. Quindi che si appresta a governare l'Italia per i prossimi anni con certezza, e questo è stato da lui rimarcato, che si appresta a seguire un programma di governo siglato anche con i 5 Stelle. E al di là di tutte le dicerie che si fanno ogni giorno, lui ha voluto anche oggi rassicurare gli italiani che questo governo durerà molto, durerà 5 anni, almeno fino a quando tutti i punti di questo governo, quindi dalla flat tax alla legge Fornero da smontare completamente, all'abbassamento delle accise e tutto il resto, non avverranno. Perfetto. Una giornata storica, una giornata molto bella, un'esperienza bellissima anche per chi non l'aveva mai vissuto, una giornata veramente da archiviare nelle pagine più belle di ognuno di noi. Perfetto, grazie mille Paolo. Quindi possiamo dire che da tutti questi interventi si deduce il forte connubio che c'è tra la militanza, che tutti quanti dimostrano, ecco qui siamo ritornati, dimostrano rispetto appunto anche al lavoro che viene svolto sui territori. Noi ringraziamo di tutto ciò anche il nostro coordinatore provinciale, nonché vice coordinatore regionale, Bernardo Spadafora, per l'operato che ha svolto in questi anni al fine di rendere sempre più al fine di rendere sempre più veritiera e sani il radicamento Lega nel territorio della provincia di Cosenza, nonché anche con le sue espressioni di referenza regionale. Da un punto di vista personale, cosa dire? Io ringrazio ancora tutti, ringrazio il nostro leader Matteo Salvini, il nostro segretario Matteo Salvini, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti in questa giornata, dalla buongiorno al ministro Centinaio, che va il mio più grande apprezzamento, perdonatemi anche per un aspetto conoscitivo che ho nei suoi riguardi, e quindi il suo intervento è stato il più, come dire, più sentito rispetto agli altri. Ciò non toglie che comunque gli altri abbiano espresso dinamiche di grande importanza. Ringrazio i miei colleghi, amici, da Bruno Stradella, Pinuccia Verri, suo marito Cesare Ercole, tutti gli esponenti di Brescia, Pavia, con la quale ho avuto modo di confrontarmi e di relazionarmi in questi anni, tutti coloro che ho conosciuto anche partecipando alle varie pontide alle quali ho potuto presenziare in questi 3 anni, del quale mi sento molto orgoglioso anche di averne fatto parte, di aver contribuito. E ringrazio appunto il progetto Lega, che è un progetto davvero che tende alla tutela delle persone, dei cittadini, del territorio, ed è un progetto che anche per il Sud sia da un volano di rinascita, di riscatto per tutto quello che si è consumato sul nostro territorio in questi anni di politica non proprio sana. Pertanto io vi saluto tutti coloro che hanno seguito questa diretta, e nel darvi appuntamento nelle varie articolazioni territoriali della provincia di Cosenza, con tutti coloro che sono intervenuti, laddove da domani mattina si continua quel confronto, quell'attivismo che possa portare un beneficio a tutti i territori. Grazie a tutti, un saluto da Roma, un saluto da questa grandissima giornata, e a presto per nuove
per nuove emozioni e per nuove, come dire, sì, per nuove emozioni che potremmo vivere in altre circostanze. Di nuovo un forte abbraccio, a presto.